Maria! Maria! No! Funziona anche questa. Lì c'è una specie di cucina. E qua? Qua c'è... Ma non c'è nessuno qui! Chi è? Scusi, lei maestro? Nessuno è maestro in un mondo di stupidi e ridicoli insetti. È caduto un uomo per le scale, si deve essere fatto molto male. Da quando è caduto l'angelo? Con innamorate quelle bocche appassionate follemente trappatate e con le gesta la contrada da sentire i tre cantare. La sua timidezza e conquistare il cuore di una certa Helen, vero? Ma come fa a saperlo? Beh, i diavoli sanno tutto e visto che sono qui per aiutarla, perché non cominciamo? Ho in mente qualcuno che va benissimo per lei, è arrivato giù mentre uscivo. Vuol dire un morto? Beh, è naturale. Non posso metterla nel corpo di un uomo ancora vivo. Vuole essere famoso e c'è solo un modo sicuro. Dato che ha fretta, deve prendere le sembianze di una celebrità. Un paio di minuti fa... un uomo si è tolto la vita. Era un uomo molto importante. Sono sicuro che le andrà benissimo. Devo prendere il corpo di un uomo? Già. È molto semplice, professore. Più semplice di quanto lei riesca ad immaginare. Ehi, un momento, ma che sta succedendo? Sto scomparendo! No, no! Non si preoccupi, si fidi di me. Ecco, ora è svanito. Il suo nuovo corpo è sdraiato su un divano. Il precedente proprietario si è ucciso per una donna. In questi giorni ho la testa per aria. Ottavio! Che fai? No! No! Sei impazzito! Lasciami! No! Irene! Irene! Oh, zitto! Oh, zitto! Assassino!
musica patriottica. Va pensiero sull'ali dorate. Eva! Signora, il conte Federico le vuol parlare. Scende lei o preferisce che salga lui? Scendo io, grazie. Eva, mi aspetti qui? Sì, mamma. Thank you.